Finonese per presentare l'opzione Bimbi Gratis. Di cosa si tratta? Niente, si tratta di un'idea che mira ad avvicinare i bambini e i ragazzi fino a 13 anni alla musica classica. E purtroppo tanti studiano, la studiano a scuola, ne sentono parlare, però poi al concerto vero e proprio no, non ci vengono. È un'occasione che abbiamo creato anche per dare nello stesso tempo la possibilità ai genitori, ai nonni, di trascorrere una serata diversa insieme ai loro nipoti, ai loro figli, e gli abbiamo per questo anche pensato di fare una riduzione sul biglietto, cioè praticamente 10 euro. Infatti, diciamo, lo slogan è: dai l'occasione ai tuoi figli di vivere le emozioni della grande musica insieme a te. È un modo un po' per tirare fuori dalle case le famiglie e venire ad ascoltare, insomma, questi concerti di musica classica, che è l'unica, tra l'altro, realtà del Basso Molise, la stagione Termoli Musica. Qualche anticipazione sui concerti in vista? I concerti in vista: ci sarà il 3, la presentazione del disco del duo De Salpe, sono gli svizzeri, Claude Doria al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, che faranno appunto un concerto dal tema Le due facce del romanticismo. Sono due interpreti, vabbè, di fama internazionale, che avremo a Termoli in questa formazione. Poi ci sarà il 17 febbraio il concerto del vincitore della sezione chitarra, il vincitore assoluto Aldo Ferrari per chitarra sola, e siamo molto contenti perché tra l'altro ha partecipato a questo concorso Prodigy per 4 stagioni che abbiamo fatto a dicembre a Termoli, però in realtà è già un professionista in carriera, già suonato sotto la direzione di Riccardo Muti e grandi ed altri grandi direttori d'orchestra, e terrà un recital solo per chitarra. Poi avremo dal Conservatorio di Vienna Robert Lebauer, il 3 marzo, che farà un recital sulla musica viennese, sui grandi musicisti viennesi, il 3 marzo. E ci sarà un open concert di Marta Moffa, una flautista termolese. Qual è la difficoltà di portare i bimbi ad ascoltare musica classica? Ma non è che io non credo ci sia una grande difficoltà, è proprio un po' l'attitudine. Certo, i bimbi vanno educati, questa è la verità. Per cui, se hai un'occasione, noi ti abbiamo, ecco, creato appunto un'occasione anche da un punto di vista economico, che diciamo un po' l'idea c'è, cioè, anche scattata, perché all'ultimo concerto sono arrivate 2 famiglie, ognuna aveva 2 bambini, e allora ci siamo resi conto che c'è anche purtroppo un discorso economico. Magari qualcuno andare al concerto, tutta la famiglia, e spendere 50 euro per un concerto diventa anche pesante. Invece in questo modo può essere un'occasione per l'adulto di avere un biglietto ridotto e per il bimbo avere l'opportunità di conoscere anche conoscere, perché questo tipo di... no, proprio il rito del concerto della musica classica non l'hanno mai vissuto, no? Perché alla fine comunque c'è tutto un rito: si spengono le luci, c'è l'artista che va sul palcoscenico, c'è un programma da concerto da seguire, applaudire in un certo modo, cioè c'è tutta una dimensione culturale che noi diamo per scontato. Però ecco, magari invece di andare, con tutto il rispetto delle altre attività, a vedere il basket o a vedere il calcio o un'altra Che cosa, va bene che va benissimo, però anche ogni tanto partecipare. Ma poi abbiamo notato che i bambini sono stati molto bravi. Ecco, All'inizio bravo. erano un po' spezzati, invece poi si sono proprio appassionati.